Eccoci qui per questo TG Sport post partita di Linz Udinese, Rapid Lienz Udinese, finita 11-0, come abbiamo visto dalle immagini in diretta in esclusiva per il nostro canale con la telecronaca di Alessandro Surza. Tra un attimo torneremo sia con Alessandro Surza che questa volta, per la prima volta, con Jacopo Romeo che invece si occuperà delle interviste. Dovrebbe essere pronto il nostro Jacopo, mi dice ok, allora diamo subito la linea a Jacopo Romeo per le interviste post partita e cominciamo con Makengo. A te Jacopo, buonasera. Buonasera, buonasera a te Francesco, buonasera ai nostri telespettatori e anche a Gian, un primo test, un primo anche allenamento per valutare quello che state facendo in questa prima settimana. È sempre bello, no? Vincere con tanti gol di scarto. Sì, è sempre bello e è stata una bella partita per iniziare la nostra stagione. E questo è l'obiettivo di sempre vincere. Come il mister ha detto, non è amichevole, è partita e dobbiamo vincerla. Ecco, tu sei entrato nel secondo tempo, avete gestito anche i minuti, è stato subito un grande protagonista. Si è visto che vuoi ripartire da come hai finito bene, no? Anche la stagione dell'anno scorso. Sì, questo è l'obiettivo. Ho detto l'anno scorso che devo fare più gol. E inizia da questa partita e il mio obiettivo è di sempre crescere. Come, ci fai anche un po' un bilancio di questi primi 10 giorni di lavoro con Mister Sottile? Vediamo che vi dà tante indicazioni, anche tattiche, vincita, vi chiede tanto in allenamento e in partita sembrava anche soddisfatto alcune trame vostre. Sì, abbiamo fatto quello che il mister ha detto di punto di vista tattica, e la partita è andata bene e siamo contenti per quello. Grazie e complimenti, Gian. E questo era Jean Makengo. Dunque, tra un po' andremo anche con Alessandro Surza. Non so se c'è ancora Jacopo collegato con noi per scambiare magari anche con lui qualche parola su questa partita. In attesa di avere Mister Sottil, probabilmente Jacopo è andato alla ricerca proprio di Sottil. Dunque, tra un po' avremo Sottil con noi in diretta per commentare questa prima uscita, come dicevamo, un'uscita che ha visto l'Udinese battere facilmente i dilettanti del Rapid Lienz, un test che comunque in ogni caso delle indicazioni le dà, non sono indicazioni in senso assoluto di una importanza chissà quanto elevata, ma comunque è una partita, dunque è giusto chiedere all'allenatore se è soddisfatto, soprattutto anche della tenuta atletica, per capire come sta procedendo dal punto di vista fisico il lavoro. Intanto possiamo dare uno sguardo a quello che è successo. Dovrebbe esserci Alessandro Surza. Allora, sentiamo con Alessandro, torniamo con lui appena concluso la telecronaca. Alessandro, buonasera, ben ritrovato. Come dicevo, un test che non può avere un'importanza elevata, ma che comunque è un test e come tale qualche indicazione la dà, se non altro sulla tenuta di chi è sceso in campo, sul modo di approcciare alla partita anche contro un avversario che oggettivamente non poteva mettere in difficoltà tecnicamente la squadra di Sottil. Allora, non ci arriva l'audio di Alessandro Surza, mentre vediamo che siamo ancora regolarmente in onda con le immagini che arrivano da Lienz. Ma andiamo quindi sugli highlights, vediamo le giocate dei giocatori bianconeri oggi in maglia arancione con qualche striscia di nero in mezzo, calzettoni neri, sono le maglie delle gare amichevoli che nulla hanno a che vedere con quelle che saranno poi le maglie ufficiali del campionato, la prima, la seconda, la terza, che arriveranno e che saranno presentate all'inizio della prossima settimana. Si partirà con la presentazione della prima maglia e poi ci saranno tutte le altre man mano che andremo avanti, ovviamente in tempo per chiudere la stagione della preparazione e cominciare quella ufficiale con la nuova divisa. Jacopo Romeo dovrebbe essere collegato con noi di nuovo per l'intervista al mister Andrea Sottil che si trova a bordo campo insieme a lui, mi fa segno di non avere ancora l'ibrido telefonico, comunicazione di servizio, appena saremo pronti
pronti, andremo con Romeo e con Sottile, poi speriamo di poter recuperare anche Alessandro Sursa, che è collegato con noi ma che prima non riuscivamo a sentire. Altra comunicazione di servizio, nel caso in cui non dovessimo sentirlo con l'audio del collegamento regolare, ecco, forse c'è Alessandro. Alessandro, riproviamo. Io ci sono, ma vedo che c'è anche Mister Sottile, quindi io ti ridarei la parola per poi darla a Jacopo Romeo. Va bene, io aspetto che mi diano l'ok per Romeo e per dare la linea dunque a bordo campo. Mi dicono che c'è anche Romeo. Allora, Jacopo, a te la linea con Mister Sottil, vai pure con l'intervista. Eccoci con Mister Sottil. Mister, ti chiedo subito, sono prime partite, prime anche sgambate, però tu chiedevi un atteggiamento, un clima da partita vera ai ragazzi, anche del largo risultato, e quello che hai visto ti ha dato soddisfazione in questo senso? Ma è chiaro che il coefficiente di difficoltà della partita era basso, ma lo sapevamo, ma quello che volevo vedere era l'atteggiamento, l'ordine tattico, l'applicazione, la concentrazione e soprattutto giocare al nostro ritmo. E direi che come prima uscita sono soddisfatto di tutti, sia la squadra del primo che del secondo, un coinvolgimento totale, una voglia di far bene, di iniziare subito col piglio giusto, e direi che ho avuto ottime sensazioni, ripeto, al di là dell'avversario che non ha sicuramente creato disagi tattici o ci ha impegnato più di tanto nella fase difendente, però secondo me è importante partire con l'atteggiamento giusto e la squadra l'ha fatto. È anche un bilancio, no, di questi primi giorni di lavoro qui in Austria, dove la squadra sta lavorando tanto anche dal punto di vista tattico e fisico, state avendo l'occasione con lo staff di alzare gradualmente il livello, no? Ma è chiaro che questa è una fase di carico, di sovraccarico anche, però dal primo giorno che sono arrivato qui, già dalla settimana di Udine, ho visto una grande disponibilità dei ragazzi, veramente ragazzi di alto profilo professionale, alto profilo tecnico e soprattutto grande disponibilità a faticare, perché io credo che nella fatica, nel sudore, nell'intensità di tutti i giorni si costruisce l'identità che voglio formare con loro, quindi sono molto contento fino a qua di quello che abbiamo fatto. L'ultima te la faccio anche sui tanti giovani, abbiamo visto, non è proprio giovane perché è già un giocatore affermato, Lovric molto bene nella sua partita di casa, ma anche nel secondo tempo, no? I ragazzi più giovani, anche per loro immagino che sia un bel momento giocare queste partite, allenarsi con continuità con voi. Ma sono tutti giovani che hanno grandi qualità, chi in un senso che nell'altro, chi è difensore, chi è centrocampista, chi è attaccante, quindi tutti vogliosi, hanno la fortuna di allenarsi con grandi campioni, con giocatori molto, molto, molto validi, di alto livello e soprattutto anche di alto livello professionale, che li guidano tutti i giorni insieme a me, insieme allo staff, e quindi contento anche di loro, si sono espressi bene, stanno crescendo e avanti così, è la strada giusta. Grazie mille, complimenti al mister. Studio. Grazie a Jacopo Romeo. Torniamo con Alessandro Sursa, ancora una decina di minuti insieme per rivedere le immagini ancora una volta di quelle che sono state le reti dell'Udinese contro il Rapid Lienz, e per, ecco qui abbiamo anche Lovric che probabilmente avremo al microfono di Jacopo Romeo. Allora aspettiamo un attimo, vediamo se Jacopo è pronto, se mi dà l'ok vedrò Lovric davanti alla telecamera pronto per l'intervista. Ok di Jacopo, allora Alessandro resta un attimo ancora in stand by, andiamo ad ascoltare le impressioni di Lovric, per lui un derby in famiglia con il papà in panchina, anche il fratello in campo. Lui, come tu hai detto Jacopo, sicuramente ha avuto un approccio buono alla partita come tutti i ragazzi. A te la linea. Eh sì, eccoci qui Francesco con Sandy Lovric, profeta in patria. Parto da questo Sandy, l'emozione di giocare nella tua città, c'è stato un boato quando sei entrato in campo, immagino che sia molto bello per te, no? La prima partita stagionale con l'Udinese, per te farla qui. Sì, sono molto felice, il mio esordio con Udinese qua a mia casa, sono veramente felicissimo e contento.
e poi giocare contro tuo padre, tuo fratello. A proposito, com'è stato tuo fratello? Perché si è fatto male. Sì, si è fatto un po' male, ma penso che non è così grave. E speriamo che recupera veloce. Sei contento anche per i tuoi due primi gol? Sì, sono felice per i due gol e adesso dobbiamo lavorare ancora e migliorare e crescere. A proposito di questo, è stato comunque un buon test, no? Siete soddisfatti di come sta andando questa prima settimana di ritiro qui in Austria? Sì, abbiamo allenato tantissimo e oggi abbiamo detto che vogliamo giocare con massimo concentrazione passione e passione e abbiamo fatto un buon lavoro. Grazie mille, complimenti a Sandy, ti lasciamo goderti un altro po' la tua famiglia. È tutto qui da Linz, a te Francesco. Grazie Jacopo, e le prossime partite amichevoli ovviamente vedranno l'asticella alzarsi contro l'Union Berlin sabato e contro lo Schalke 04 domenica, la prima squadra, quella di Berlino, che disputerà la prossima Europa League, mentre lo Schalke 04 è tornato in Bundesliga dopo essere stato nella Serie B tedesca nello scorso campionato. Allora, vediamo se abbiamo ancora Alessandro Surza. Che abbiamo... Presente Francesco, sono... ti ascolto, solo che non ho sentito ovviamente per questioni tecniche le interviste a Sottile, Lovric e Makengo, però ci sono. Eccoci qua. Allora Alessandro, dicevo, l'asticella si alzerà adesso nelle prossime due partite, giusto partire con una squadra che non mette in grosse difficoltà dopo giorni di preparazione che sono stati giorni duri, prima Udine, poi si è proseguito a Lienz e si proseguirà ancora fino al 27 nella località austriaca dalla quale vi stiamo trasmettendo in diretta le nostre immagini. Adesso arriveranno squadre contro le quali ci sarà sicuramente da mettere un pizzico di impegno in più. C'è anche da dire che sono squadre, adesso non per mettere le mani avanti Alessandro, ma sono squadre che sono più avanti nella preparazione perché i loro campionati iniziano ancora prima del prima che di solito iniziano rispetto a noi, perché anche per loro ci saranno quei mondiali e quindi la pausa da dover affrontare. Dunque saranno squadre che sicuramente dal punto di vista almeno atletico avranno qualcosina in più nelle gambe. Sì, assolutamente. Ritengo giusto che si parta con una formazione più morbida. Solitamente sai meglio di me che in una preparazione con 6, 7, 8 amichevoli magari si va proprio a livelli, si parte prima con una squadra di versanti, insomma, giusto per un galoppo, poi piano piano si alza. Il ritmo udinese ha dovuto un po' accorciare queste tempistiche perché il campionato inizia molto presto e quindi già la seconda amichevole di sabato contro l'Union Berlino sarà un test probante, assolutamente complicato come quello che ho giorno dopo contro lo Schalke e poi a cascata quello contro il Bayer Leverkusen. Tre squadre di Bundesliga, come ricordavi, lo Schalke ci è tornato in Bundesliga dopo una stagione all'inferno in Serie B tedesca e saranno gare che vedranno l'Udinese soffrire necessariamente di più. Tra l'altro, come dicevi tu, la Bundesliga 22-23 inizierà il 5 agosto, quindi già iniziano prima solitamente di noi, quest'anno anticipando noi il campionato anticipano a loro volta anche la Bundesliga, quindi è una squadra che davvero è a tre settimane dall'inizio della propria stagione, giocherà in Europa e quindi è una squadra che mi aspetto assolutamente più avanti. È come dovrebbe essere l'Udinese, facciamo finta, quando affronterà il Chelsea, più o meno. Quindi, insomma, se non quella data poco cucinata, quindi è una squadra che metterà in seria difficoltà l'Udinese, come è normale che sia, e sarò curioso di vedere che cosa Sottil andrà a toccare e poi probabilmente forse si inizierà a capire quelli che nella testa di Sottil possono essere, perché no, gli 11 titolari. Sì, è così. Adesso ci sarà sicuramente, come dicevo, da impegnarsi di più, non che oggi la squadra non ci sia impegnata, ma bisognerà pensare che si affrontano squadre più forti e ovviamente bisognerà provare a fare bella figura, provare a fare la prima partita. Non sono partite nelle quali conta il risultato, ma è chiaro che sono partite test e i test non devono mai essere banalizzati, né quelli contro squadre di categoria inferiore. Qui parliamo di una Serie D, anche se visto il livello del calcio austriaco, come giustamente ricordava Alessandro in telecronaca, probabilmente si tratta di un livello di
eccellenza, di un'eccellenza della nostra regione, se non forse anche qualcosina in meno, ma non vanno mai banalizzati questi test, così come ovviamente non vanno banalizzati quelli più importanti che arriveranno nelle prossime settimane. L'Udinese ha fatto una scelta ben precisa, Alessandro, quella di giocarsi contro squadre importanti i test precampionato, per essere poi già rodati e pronti quando arriveranno gli impegni ufficiali, il 5 agosto in Coppa Italia, peraltro contro squadre di categoria inferiore, Sud Tirol o Feral Pisarò, Sud Tirol che giocherà però il prossimo anno in Serie B, quindi attenzione, non è proprio una squadretta, così come non lo è la Feral Pisarò che gioca in Serie C, dunque il 5 agosto primo appuntamento ufficiale, poi il 13 ci sarà il campionato, ma il 29 ci sarà anche il Chelsea e sarà il punto più alto, no, Alessandro, di questa asticella che man mano andrà sempre ad alzarsi, ad eccezione, se vogliamo, della partita contro il Qatar, che sì, è una nazionale, ma è pur sempre la nazionale del Qatar, con tutto il rispetto. Sì, beh, ovvio, il punto più alto verrà toccato con il Chelsea, ma più che la nazionale col Qatar, secondo me al secondo posto ci metterei il Bayer Leverkusen. La nazionale del Qatar è in viaggio per fare una serie di amichevoli per prepararsi proprio alla manifestazione dei mondiali tra novembre e dicembre. Credo che quella con il Chelsea sia logicamente l'amichevole più delicata che l'Udinese andrà a giocare, seguita a ruota appunto da quella che rievoca ricordi molto positivi come il Bayer Leverkusen. Poi parlavi anche di Feral Pisarò e Sud Tirol, e credo che anche quella partita là, per quanto siano avversarie di categorie inferiori, sarà una partita assolutamente vera. Senti, un'altra cosa, Alessandro, prima di arrivare quasi alla chiusura, siamo ormai intorno alle 20:10 e chiuderemo il nostro spazio dedicato a questo post partita. Per quanto riguarda invece una tua impressione generale, che può riguardare sì anche la prima parte di ritiro a Udine, più questi primi giorni a Lienz, ricordiamo che solo lunedì, oggi è mercoledì, quindi questo è il terzo giorno a Lienz con la partita oggi. Chi ti ha impressionato di più e per quale ragione? Per ragioni tecniche o per ragioni anche subito di essersi già adattati ed essere in palla dal punto di vista fisico? Sappiamo che questo è un parametro però molto particolare, perché c'è chi entra in forma prima, chi dopo dal punto di vista fisico, e questo naturalmente incide anche sulla parte tecnica. Però in generale, chi è che ti ha impressionato di più in questi primi 10 giorni di ritiro? Ma allora, chi mi ha impressionato di più? Io avevo detto che mi avevano impressionato molto i nuovi, perché ovviamente l'occhio è un po' abituato a vedere, tra virgolette, i vecchi, e quindi si concentra anche involontariamente sulle caratteristiche dei nuovi che sono ancora da conoscere. Quindi io avevo fatto un nome su tutti, che era quello di Festi e Boselli, in queste prime giornate di raduno e di ritiro mi aveva convinto molto, così come avevo visto anche la voglia di Gerard Deulofeu. Avevo fatto esattamente questi nomi qua, Gerard Deulofeu, che molti magari potevano pensare non avesse voglia di rientrare nel tiro a Udine. Ecco, non è assolutamente così, è carico davvero molto lo spagnolo, vuole fare bene sempre, anche oggi insomma si è visto quanto volesse fare gol. Quindi io ti dico Deulofeu e De Boselli. Se poi io devo andarti a parlare della partita di oggi, e quindi semplicemente nella prima uscita chi mi ha impressionato di più, beh, io ti dico assolutamente Tolgay Arslan, che l'avevo visto anche lui carico anche nell'intervista che avevamo fatto a lui nei giorni scorsi, e oggi si è confermato. Lui ha fatto ovviamente due gol di caratura molto importante, di pregevole fattura, ma è proprio stata il linguaggio del corpo che mi ha fatto capire che il turco tedesco è assolutamente sul pezzo. Chiedeva palla, scambiava, applaudiva, giocava, calciava. Insomma, io ti faccio questo nome qua per quanto riguarda la partita di oggi, Tolgay Arslan. E infine per i giovani, poi chiudiamo, Alessandro, i ragazzi che sono entrati in questa partita, qualcuno dall'inizio addirittura, altri dopo, per loro, come diceva Jacopo Romeo con il mister, una grandissima emozione e soddisfazione allenarsi con la prima squadra e poi giocare anche queste partite amichevoli. In questo caso come li hai visti i ragazzi che poi in parte andranno
soprattutto a giocare il campionato primavera. Per Pafundi ci sarà probabilmente una spola tra prima squadra e primavera, ma per gli altri sarà soprattutto primavera. Ma intanto formarsi in un ritiro precampionato con una prima squadra è sicuramente una cosa molto, molto importante per questi ragazzi. Sì, beh, è importantissimo, si cresce tantissimo, magari si cresce più facendo 2 settimane di ritiro qui che non facendo un anno di panchina in categorie inferiori dove magari non giochi, quindi questo è assolutamente, assolutamente vero. Chi mi ha impressionato di più? Allora, io devo dire che sono molto contento per Cocetta, che deve migliorare ancora ovviamente tantissimo, ma che ha trovato il primo gol e ovviamente un gol del genere comunque ti dà fiducia. Poi io credo che il più pronto di tutti, nonostante l'età, sia sempre Simone Pafundi. Gioca con una tranquillità e con una classe, con una determinazione e senza neanche paura di sbagliare. Cioè, a differenza di un Guessan, che secondo me farà vedere cose positive, perché Axel Guessan è forte, però lo vedi che è timido, mentre sto per essere colpito assolutamente in diretta da un getto che mi costringe a spostarmi, d'altronde questo è anche il bello della diretta, e torno qui. Axel Guessan è forte ma è molto timido, questo volevo dire, mentre Pafundi la timidezza l'ha già dimenticata, quindi io ti faccio questo nome qui, ma ha fatto bene comunque Guessan, ha fatto bene a Banqua, ha fatto bene Bosele, anche se secondo me giocando da esterno sinistro, essendo lui abituato a destra, gli viene un po' troppo in automatico da stringere troppo, invece un esterno del 3-5-2 deve partire coi piedi sulla linea, lui questo a sinistra non lo ha fatto, credo però che ovviamente le indicazioni tattiche non spettino a me ma a Sottil, però io credo che Pafundi sia tra i giovani quello che anche per ovvietà si stia esprimendo meglio e con più tranquillità. Il fatto che arrivi l'acqua è anche un segnale inequivocabile che dobbiamo chiudere per lasciare spazio al telegiornale, quindi tra pochissimo, dopo un breve break, ci sarà Angela Caino per il TG News 24 in diretta. Grazie ad Alessandro Surza, che ritroveremo domani per il pomeriggio calcio, per gli allenamenti, ma anche domani mattina in collegamento per il telegiornale delle 12 fino a sabato, telecronaca poi sempre a cura di Alessandro Surza per la partita tra Udinese ed Union Berlin e poi domenica anche la gara contro lo Schalke 04. Grazie ad Alessandro Surza, grazie a tutti voi per averci seguito, grazie a chi ha lavorato per questa diretta in regia e in esterna, appuntamento domani con Pomeriggio Calcio a partire dalle ore 18 come tutti i giorni dal lunedì al sabato per seguire l'Udinese in tempo reale nella sua preparazione estiva. Buona serata.